Salve a tutti ragazzi, bentornati qui con Nu. Oggi voglio fare insieme a voi una lista di giochi di corse assolutamente da tenere presente per il 2016, ma non solo. Iniziamo da Need for Speed 2015, un gioco che ha riportato con grande soddisfazione dei fan il tema classico della serie, possibilmente ampliandolo come non mai. Il gioco ha già visto la luce sulle console qualche mese fa, il 17 di questo mese è uscito anche per PC. Con un sistema di guida altamente appagante e un fantastico utilizzo delle licenze, Dirt Rally merita il posto per quanto riguarda questa disciplina in questa lista. La serie Forza Horizon è probabilmente quella più apprezzata del marchio Forza e dopo l'uscita di Forza 6 l'anno scorso per gli utenti Xbox, quest'anno è lecito aspettarsi l'uscita di Forza Horizon 3, con nuovi veicoli, qualche aggiustamento e ovviamente l'immancabile mondo aperto. Anche gli utenti PlayStation dovrebbero vedere un nuovo capitolo di una delle serie più importanti per la casa Sony, ovvero Gran Turismo. Il gioco si chiama Gran Turismo Sport e rimane fedele ai classici di questo nome, i cui punti di forza sono la meticolosa riproduzione di veicoli e tracciati, che verranno ulteriormente ampliati, e magari ci si aspetta anche un maggiore carico divertente ed emozionante, cosa che manca un po' rispetto alla controparte di Xbox. Assetto Corsa è da molti considerato il gioco di simulazione automobilistica migliore di sempre. Ovviamente il titolo ha già visto la luce su PC qualche tempo fa, ma la novità è che arriverà anche su console, alzando magari un pochettino il livello su PlayStation e Xbox, perché nel settore erano ancora un pochino ancorate troppo all'arcade. Teoricamente non ancora annunciato, ma in pratica lo danno tutti per scontato, l'arrivo di F1 2016. Con le tecnologie del giorno d'oggi possiamo contare su giochi di questo tipo altamente immersivi e fedeli. Probabilmente F1 2016 non cambierà molto le cose rispetto all'F1 2015, già stato molto apprezzato. Non ci sono dubbi sulla riproduzione di vetture e circuiti, qualcosa magari si può fare sulle modalità, ad esempio reintroducendo la carriera personale. Come Assetto Corsa, l'arrivo di Project Cars ha affascinato tutti gli amanti della simulazione automobilistica. Project Cars 2 promette di migliorare quelle piccole cose che ancora facevano storcere il naso e ovviamente ampliare il parco vetture, circuiti e magari modalità. Cambiamo del tutto area e andiamo su Distance, un gioco molto diverso ma pur sempre di corse. In Distance l'obiettivo è arrivare al traguardo a qualsiasi costo. Il gameplay ti mette continuamente alla prova, con tracciati pieni di trappole, laser ed effetti psichedelici. Non può mancare Valentino Rossi The Game, il gioco successore di MotoGP 15, che questa volta, per la prima volta, assume un nome diverso perché la casa sviluppatrice italiana Milestone ha impiegato il nome della leggenda del motomondiale, facendo una scelta sia comoda che di contenuti. Valentino Rossi The Game, infatti, oltre alla pura esperienza della MotoGP, offrirà contenuti speciali relativi al campione di Tavuglia. Torniamo al puro divertimento con Trackmania Turbo, un gioco di corse arcade che sicuramente dà il massimo se giocato con amici o magari in multiplayer. In questo gioco si corre lungo soffitti, mura, salti, fino a quando il cervello regge. Next Car Game Wreckfest. Qui più che gareggiare ci si ammazza a vicenda. Questo gioco porta il Destruction Derby allo stato puro, dove l'obiettivo non è guidare puliti, ma bensì guidare addosso agli avversari per distruggerli. MXGP2 si offre di fissare un punto fermo nel settore del motocross e del gaming, portando tutta la passione per questo sport della casa sviluppatrice all'interno del gameplay, che infatti risulta molto coinvolgente e avvincente. Impeccabile l'uso delle licenze per far sì che ci si possa immergere al massimo. Non è certo male l'idea di un gioco avvincente in cui si corre con dei velivoli. Ancora in fase di sviluppo, Red Bull Air Race risponde a questa chiamata con un gioco che dovrebbe essere molto intuitivo, con una bella grafica e divertentissimo. Diciamo intuitivo perché un gioco in cui si corre con degli aerei, se vuole mettere anche degli aspetti simulativi, onestamente rischia di diventare tedioso. Chiudiamo con un titolo che fa sicuramente felici gli appassionati del glorioso Wipeout e delle sale giochi old style. Il concept di Formula Fusion è praticamente lo stesso. Auto semivolanti, circuiti futuristici e qualche arma. Anche qui il divertimento è assicurato. La mia lista di giochi di corsa da tener presente finisce qui per il momento. Vi ricordo che per tanti altri video dovete iscrivervi al canale, dove magari a breve potreste vedere anche un paio di questi, e vi saluto con un grande abbraccio. Ciao da Nu, è tutto!